Mia amata regina, vorrei dirvi soltanto queste parole. In qualunque momento della vostra vita, sia esso lieto o triste, voi non dovete mai dimenticare di essere la regina di Francia. Voi non dovete mai dimenticare chi siete. E poi, soffre di più chi ama senza essere riamato. Sarà la nostalgia del tempo che fu, sarà il bisogno di trastullarsi nei ricordi d'infanzia, ma se una passione che ci accompagna dalla fanciullezza persiste più forte di prima anche in età adulta, beh, questo è un fatto davvero singolare. Lo conferma Elena Romanello, torinese, scrittrice, blogger, influencer, da anni appassionata alla serie televisiva Lady Oscar e all'universo che gravita intorno all'opera di Ryoko Ikeda, Le Rose di Versailles. Una storia davvero originale e coinvolgente, quella di Oscar, che ha radici nel lontano 1982 e che ha una profondità e uno spessore non comuni. Tanti anni fa io mi sentivo dire che questo mio interesse per i cartoni animati giapponesi, allora si chiamavano cartoni, e per così si evadere dalla realtà, era una cosa passeggera, e non è stato così. Io grazie alle di Oscar ho avuto modo di conoscere tante persone interessanti, ho avuto modo di sviluppare la mia creatività e di realizzare un mio vecchio sogno, diventare scrittrice. André? Sì? Dove sei stato fino a quest'ora? Ho fatto solo una passeggiata a cavallo. Come? Noi siamo anche le storie che abbiamo amato e che amiamo. Vanno detto, se non ricordo male, Cesare Pavese e Tiziano Terzani, tra gli altri, concordo in pieno, perché veramente queste storie dell'immaginario, quindi a cui ci approcciamo senza nessun tipo di obbligo, sono alla fine quelle che ci danno veramente di più in termini di spunti, in termini di interesse, in termini di spingersi a fare qualcosa. Ti voglio bene, Percy. È la prima volta che il mio cuore di donna riesce a capire cosa sia l'amore. Il battito di ciglia di André, gli sguardi eloquenti più di mille parole, le atmosfere calde e malinconiche. È innegabile che per quanto le tematiche di Lady Oscar siano l'autodeterminazione femminile, la narrazione storica, la ricerca della verità negli ideali di giustizia e libertà che permeano la serie, il sentimento tra Oscar e André, raccontato con delicatezza e intenso desiderio, sia ciò per cui è ricordata. La storia di Oscar tocca le corde più intime dell'animo umano e suscita le stesse domande che come uomini e donne ci poniamo sulla vita, sulla morte, sugli ideali a cui tendere, sulle prospettive di senso, sul valore dell'amicizia e dell'amore come motore e prepulsore di un'esistenza appagante. C'entra anche quel finale tragico, è vero, sì, senza quel finale lì forse non sarei qui a scrivere. È vero, un giorno questo dolore ti sarà utile, c'era un film che si intitolava così e mi è stato utile. Vorrei solo che mi dicessi che io diventerò tua moglie. Ma certo, Oscar, lo diventerei. È la cosa che più desidero al mondo. Elena ha all'attivo diverse pubblicazioni edite da Anguana, tra cui Il mondo di Lady Oscar e La leggenda di Lady Oscar, dove racconta col cuore l'universo di questa serie animata in tutte le sue declinazioni e sfaccettature, grazie anche ad una ricchissima ricerca d'archivio internazionale. La sua passione si è espressa anche in numerose fanfiction per immaginare e sognare finali alternativi, dove la morte, seppur eroica, non è l'ultima parola e dove la storia ha un seguito più consolante, dove si possono ascoltare dialoghi nuovi, vedere con gli occhi della fantasia scene inedite e colmare quei vuoti che la serie lasciò come piccoli angoli da riempire di aspettative deluse e sogni irrealizzati. Proprio un personaggio universale, immortale, una sorta di leggenda, leggenda moderna, ma che ha dentro di sé le caratteristiche dell'infinito. Yeah.
Guarda, Oscar. Gli uccelli migratori stanno volando verso sud. Volano liberi e felici nel cielo. Ma poi in primavera torneranno nei luoghi da dove sono partiti. Vi aspetto per altri approfondimenti. Iscrivetevi al canale. Vi aspetto per altri approfondimenti. Iscrivetevi al canale.